stiamo. Aspetta. Stiamo in fila per entrare ad un altro film. Sì, giornata ricchissima. C'è Ciavoni qui, ve lo facciamo vedere. Un saluto. Con la sua Red Bull. Allora, altro Dale di Popcorn da Tiffany qui a Venezia 72. Tantissimi film abbiamo visto oggi. Vai, tanti, Chiara Picella. Troppi. Allora, ieri intanto ho visto il documentario su Janis. Ah, com'è? Molto interessante, soprattutto per la figura di Janis, che è veramente immensa ed è approfonditissimo. Grande, grande. Io non l'ho visto, lo devo recuperare. Bello, poi mi piace che sia più approfondita la sua parte, diciamo, psicologica umana, rispetto a quella musicale. Sì, bene. Insomma, è molto Quindi, interessante. Ottimo, grande Janis. Sì, Janis. A seguire L'Hermine, l'altro film francese con Luchini. Bravissimo, idolo. E Luchini devo dire Show. Che mi è piaciuto molto. Non so a te, ma a me il film è piaciuto. Semplice molto. Ma molto gradevole. Sì, esatto, assolutamente. Beh, direi qualcosa pure di più di gradevole. Ci sono alcuni film benissimo. Ci sono alcuni film che vogliono parlare d'amore e ci riescono meno bene di 5-6 minuti dell'Hermine. Ogni riferimento è puramente casuale. No. Hai qualcosa. Okay. Non condivido. E quindi l'Hermine ha assolutamente promosso. Di loro due immensi, insomma, veramente ottima come recitazione. Tra l'altro apprezzo il fatto che non sia un film pretenzioso, perché sì, molti di questi su film quello sono concordo, pretenziosi, su quello concordo. Sì. Invece il film di Guadagnino? Il film di Guadagnino c'ha stati problemi nell'ultima parte, cioè fino a un certo punto tiene solo pure. Nell'ultima parte. Ma guarda, i primi 40 minuti potevano pure essere intriganti. Da Dakota Johnson si dovrebbe dare all'agricoltura. Da Dakota Johnson è da strozzare dopo 2 minuti di film. Però Ralph Fiennes idolo. Idolo. Soprattutto quando balla. Il balletto di Ralph Fiennes è proprio una scena cult. Lui sì che sa ballare. Infatti quella secondo me risolleva un pochino le provocazione, Coppa Volpi a Ralph Fiennes. Domani ci facciamo un bel video con Emanuele Rauco per Popcorn TV. Però gli ultimi 40 minuti sono proprio da mettere le mani nei capelli, cioè. Hai visto qualcos'altro? Sì, ho visto Pecore in Erba, un film totalmente delirante italiano, però divertente. Lo voglio recuperare, dice che c'è anche il Mago Guarda, il famoso Mago Guarda di Trastevere. Sì, così sì, mi sì, detto. Sì, 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 c'è di tutto, di più c'è Augios, c'è Fabio Fazio, insomma, tu, cioè, è divertente, parte da un'idea molto carina, forse un po' troppo lungo, però insomma è godibile. Io pochi minuti fa invece ho visto Man Down. Il Clan, scusami. Ah, il Clan, grottesco, grottesco. Mamma mia, fantastico. Grottesco come... non direi tanto. Sì, cioè, insomma... sì, a me mi ricordo, ne parlavo con varie persone e mi ricorda un po' la... il modo di fare film di della Iglesia, molto molto crudo. Ma stiamo parlando dello stesso film? Sì, sì, quello cioè, della famiglia che rapisce. Sì, sì, sì. Ah, vabbè, grottesco non l'ho trovato. Grandissima colonna sonora e si sposa perfettamente con le immagini. Sì. Io ho visto Man Down pure, di Orizzonti, qualche minuto fa con Shia LaBeouf. Sì, devo dire che mi ha saputo toccare le giuste corde, argomento difficile. Shia LaBeouf è un attore molto bravo che sta provando a risollevarsi dopo un momento di impasse. Quindi devo dire che per essere una sezione collaterale, ribadiamo, Orizzonti riesce sempre a pescare dei film, delle opere interessanti e intelligenti. Confermiamo che è un festival sopra la media. Sì, sì. Sopra la media, i film deludenti sono pochi. Pochi. E quindi tutto un po' troppo lunghi, cioè la media è un po' sì. Mancanza di film. Noi siamo per entrare nel prossimo film. E mentre chiudiamo il video e vi diamo appuntamento al Daily di domani, continuiamo a capire se il Clan è grottesco o no. Ma per niente, lei, prove, no, per me zero. Sì. Ma no, bello, 100%. Bello. Però ci è piaciuto a tutti e due. Sì, certo. Quindi ci abbiamo visto ognuno qualcosa di diverso. Però. Così deve essere. Però le canzoni coverizzate sono uno spettacolo. Bellissime. A domani.